Ciao a tutti e bentornati su MS Lab. Siamo qui oggi per presentarvi la nuova Pudrive 2018. La regina del mercato degli ultimi 10 anni e non solo, si presenta nel suo colore caratteristico che è il blu con inserti neri e bianchi. Specifiche rimaste invariate dai 255 grammi ai 315 grammi con step 15 grammi ciascuno. Andiamo ad analizzare e a testare sul campo oggi la versione 300 grammi, la più venduta della famiglia, gli altri pesi disponibili prossimamente. Le tecnologie applicate sono le seguenti. Tecnologia GT realizzata in grafite per garantire stabilità e potenza. Sistema woofer ottimizza l'interazione tra le corde. FSI Power che rende ogni colpo più potente. La novità rilevante per quanto riguarda la tecnologia è il Cortex Feel, è nato in collaborazione con SMEC, azienda leader francese nel settore aerospaziale. SMEC ha sviluppato questa nuova tecnologia posta nel delta della racchetta in grado di assorbire in modo eccellente le vibrazioni. Questo nuovo materiale viene integrato nella struttura della racchetta e viene inserito tra le strati di grafite e le resine che compongono la racchetta. Questo elastomero offre ai giocatori un nuovissimo comfort e una sensibilità impareggiabile. Questo almeno a livello teorico. Andiamo a provarla sul campo. Ciao ragazzi, ho appena finito di testare la nuova Pudrive 2018, da sempre possiede un G-spot molto ampio, questa nuova versione grazie alla maglia corda allargata possiede ancora più spinta, ancora più rotazione. Onestamente non ho mai amato troppo l'impatto Pudrive, l'ho trovato sempre un po' duro per i miei gusti. La Pudrive 2018 è una racchetta che spinge tanto come sempre, ma questa versione grazie alle nuove tecnologie ancora di più ed esce meglio la palla, sia da fondo campo che a servizio, ma soprattutto anche a rete più stabile. Da anni la Babola Pudrive è una racchetta che si adatta a tantissimi tennisti, dall'amatore fino al professionista. Anche questa volta Babola non ha sbagliato. Abbiamo provato la nuova Pudrive 2018 sul campo, racchetta che ha soddisfatto appieno le aspettative. Grande potenza che ha sempre contraddistinto le precedenti versioni, senza comunque perdere in controllo. Impatto migliorato tantissimo, la racchetta non vibra e dona un feeling di impatto incredibile. Migliorato decisamente il back, rimasto eccellente come sempre lo spin di diritto. Mi ha ricordato molto la versione 2012, quella nera per intendersi, migliorata però in stabilità e feeling di impatto. Ciao a tutti, brava Babolat e rimanete connessi su MS Lab.